Quanti sono i farmaci orfani registrati in Europa? Qual è la situazione dell'Italia per quanto concerne la disponibilità di questi farmaci e dove sta andando la ricerca? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Adriana Ceci, presidente della Fondazione Gianni Benzi, che abbiamo intervistato in occasione degli Stati Generali delle Malattie Rare svoltesi a Roma e organizzati dalla Fondazione Dossetti. Professoressa Cenci, lei qui al convegno organizzato appunto dalla Fondazione Dossetti, che appunto sta dietro di lei l'immagine di Giuseppe Dossetti, ecco, ha dato appunto dei numeri molto importanti, molto interessanti sulla situazione dei farmaci orfani in Europa. Ecco, ce li può riassumere? Sì, i farmaci orfani in Europa rappresentano un grosso avanzamento per la cura dei malati rari, ma purtroppo dobbiamo riconoscere che nonostante il grandissimo impegno sia economico che di ricerca, i farmaci sono ancora molto pochi. Lei pensi che di tutti i farmaci che vengono designato vuol dire che hanno in sé la possibilità di diventare utili al paziente, solo l'8% diventa un vero farmaco. Il che significa che oggi noi abbiamo a disposizione per 6.000 malati rari, circa 6, ma possono, probabilmente sono di più, soltanto 70 farmaci. 70 farmaci è il risultato di più di 10 anni di regolamento per i farmaci orfani in Europa. E questi farmaci sono anche abbastanza ingiusti nella loro distribuzione, se vogliamo, perché più della metà riguardano solo malattie tumorali rare, che sono importantissime ma non sono le uniche. Il resto si distribuisce tra tutte le altre aree, quindi malattie dismetaboliche, malattie del sistema nervoso centrale, ma restano assolutamente insufficienti. Ancora un elemento di ingiustizia noi lo troviamo se guardiamo all'età dei pazienti che questi farmaci coprono. Nonostante sappiamo bene che l'80% delle malattie rare sono malattie genetiche che si manifestano già nella primissima infanzia, purtroppo dei farmaci presenti sul mercato europeo solo il 50% è adatto, è stato studiato per il bambino. Quindi il bambino o non lo usa o lo usa in maniera impropria. E questo è un gravissimo problema, anche su questo l'agenda della ricerca europea deve aggiornarsi. E quindi il tema che a mio avviso oggi merita di essere maggiormente affrontato, d'altro canto la fondazione di cui sono presidente, la Fondazione per la Ricerca Farmacologica, è quella di portare avanti la ricerca di nuovi farmaci in generale in Europa, affrontando temi molto delicati come sono quelli delle cosiddette terapie innovative, significa terapia genica, terapia cellulare, terapie nuove che richiedono molto impegno, ma anche affrontando un problema di organizzazione. E qui torno all'Italia. L'Italia si sta dimostrando un paese in cui, nonostante menti brillanti e anche volontà di molte aziende di stare dentro al problema, e le sperimentazioni cliniche sono difficili, sono più difficili che in altri paesi. Questo è un problema che io penso debba essere rapidamente risolto. Con l'Italia ha diverse imprese farmaceutiche impegnate nel settore delle malattie rare, quasi un po' tutte quelle grandi, almeno quelle che sono rimaste, hanno un settore che si occupa di malattie rare. Sì. Cosa si può fare per incentivare l'industria e soprattutto per incentivare la ricerca, quindi per far sì che questi 70 farmaci diventino molti di più? Cosa si può fare secondo lei? Io individuo due criticità. Una è rappresentata dal fatto che i finanziamenti per la ricerca, che sono pochi in generale, in Italia non riescono a trovare il canale molto utilizzato in Europa di finanziamenti che stimolino la collaborazione tra il pubblico e il privato. Ossia dobbiamo sapere che quando andiamo a studiare un farmaco, noi lo studiamo con l'intenzione di portarlo sul mercato, anche se questo è un interesse dell'industria. Qui non c'è nessun conflitto, perché al paziente serve il farmaco testato, quindi il ricercatore, il paziente e l'industria devono lavorare insieme. Il secondo è di rendere più flessibili e più semplici le procedure che noi abbiamo in Italia per la sperimentazione dei farmaci. Le do solo un dato, anche qui a me piacciono i numeri. Noi in Italia abbiamo circa 900-850 adesso comitati etici. Comitati etici in Francia sono solo 19. Questo cosa significa? Che nonostante nei comitati etici siano persone di altissimo livello,
che possono dare un contributo, la dispersione è tale che la ricerca si ferma. Ecco, per ultimo vorrei chiedere qualche parola sulla Fondazione Benzi, sulle sue attività, visto che appunto lei è il presidente e fate tante cose per le malattie rare. Ecco, ce le racconta? Cioè, la Fondazione ha fondamentalmente si è data un orizzonte europeo. Si è dato un orizzonte europeo perché per quello che riguarda gli avanzamenti della ricerca in tutti i campi e in particolare in campi delicati come quella dei farmaci pediatrici e dei farmaci orfani, il riferimento inevitabile è il contesto europeo. Quindi noi svolgiamo da un lato un'attività di alta formazione in cui mettiamo insieme l'Agenzia Europea dei Farmaci, le agenzie nazionali e il grosso dei ricercatori, ma anche provenienti dalle aziende, per cercare di capire come migliorare i processi di sviluppo e di distribuzione, di utilizzo dei farmaci. Sul campo delle malattie rare abbiamo fondamentalmente un'iniziativa che si chiama EU-Orfan. EU-Orfan è una banca dati di farmaci orfani che rispetto alle altre banche dati importantissime esistenti, cito Orphanet tra tutte, ha alcune caratteristiche. La prima è di aver sviluppato un ragionamento ad hoc per la parte pediatrica e quindi di essere in grado di offrire qualche informazione in più proprio rispetto all'uso dei farmaci nei bambini. La seconda è quella di stare sviluppando una banca dati delle ricerche, questa da aprire soprattutto ai pazienti, in modo che anche i pazienti possano seguire quali sono le ricerche in corso, quali cose stanno per arrivare nel prossimo futuro.